Tutti friends, da vostro supercorri, eccoci qua ragazzi. Vi avevo promesso un'altra classifica, un'altra top 10 dei giochi graficamente più belli di PlayStation 5. Beh, raga, effettivamente ne avevo saltati tanti. Come ho fatto a recuperarli? Sono andato sui miei canali, ho visto tutti i giochi che ho provato e me li sono segnati. Chiaramente vi dico, questa è la classifica dei giochi che io ho giocato e ce ne potrebbe essere ancora un'altra perché ho lasciato fuori alcuni titoli che secondo me meritano di essere menzionati, quindi ci potrebbe essere anche una terza classifica, ragazzi, una terza top 10. Non sono classifiche, quindi qua non si va dal primo all'ultimo, quindi dal più bello al più brutto. Sono 10 citazioni di 10 giochi che noi abbiamo provato sulla PlayStation 5 e che ti lasciano a bocca aperta, cioè giochi che veramente ti lasciano impressionato. E ti fanno dire, minchia, nonostante la PS5 a detta di molti è una console obsoleta, e secondo me non lo è, questa grafica è pazzesca. Perciò, se i programmatori si impegnano a sfruttare le qualità di queste console, non c'era né bisogno di una versione Pro, punto primo. E anche queste console attuali sono pazzesche. Sto pensando, se volete, scrivetemi nei commenti se lo volete, se volete che io la realizzi, anche la classifica dei 10 giochi migliori su Xbox Series S. Così vedremo anche là di dare i 10 giochi più belli graficamente che ho provato io. Comunque, prima di partire, come al solito, vi invito a iscrivervi a questo e a tutti i miei canali. Se volete, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Supercoris and Friends. Potete aiutarmi a raccogliere fondi e donare in beneficenza. C'è l'aiuto e il sostegno al canale tramite abbonamenti e donazioni. C'è il Patreon, ragazzi. Siamo arrivati a 3 abbonati e 43 iscritti. Mi raccomando, dateci uno sguardo perché potete iscrivervi gratuitamente e partecipare comunque alle discussioni e ai sondaggi. E in più, se vi abbonate avete un livello di abbonamento a soli 5€, una marea di video, dalla Formula 1 ai videogiochi, al paranormale, al calcio, tutti per voi. C'è infine, ragazzi, Stand Gaming, vi ricordo, link in descrizione, se volete comprare giochi scontati fino al 90%, prevendite, gift card e abbonamenti scontatissimi, trovate il link appunto. Allora, primo gioco, The Last of Us parte 2. Allora, è vero che nel primo video vi ho detto, sì, vabbè, The Last of Us 1 e 2, i remake, le remastered, quelli rifatti, però c'è anche da dire che sono due giochi ben diversi e quindi io li voglio citare separatamente. The Last of Us Parte 2, ragazzi, un gioco pazzesco, bellissimo. Io purtroppo avevo solo 2 ore di prova, quindi ho giocato solo la prima parte. Però devo dire, location suggestiva in mezzo alla neve, grafica straordinaria su PS5. Mi è piaciuta tantissimo, mi piace la storia. Stiamo facendo The Last of Us Parte 1, la rivisitazione, quella per PS5, il remake. Su questo, no, sul canale Remake. Quindi, ragazzi, giochi veramente straordinari dal punto di vista grafico. Non ti fanno sentire minimamente il bisogno di prendere una versione PC che è sì più potente, ma ragazzi, versione PS5 già è pazzesca. Secondo gioco, me l'avete chiesto in tanti, perché non l'hai messo? Ragazzi, non è un gioco PlayStation 5. È chiaro che però su PlayStation 5 acquisisce un po' più di dettaglio, un po' più di risoluzione, ed è Red Dead Redemption 2, che stiamo giocando in live. Ragazzi, abbiamo fatto già più di 10 ore di live, abbiamo praticamente concluso il 20% del gioco. Non so quanto ci metterò a finirlo, ma mi sto divertendo tantissimo sul canale Remake. Faremo almeno una live settimanale per cercare di finirlo, perché è un gioco sontuoso e dall'estetica pazzesca. È un gioco bellissimo, ragazzi. C'è un livello di dettaglio incredibile. Cosa manca alla versione PS5? 60 fps. Se l'avessero fatto uscire a 60 fps su PlayStation 5, ragazzi, sarebbe stata veramente una cosa eccezionale. Comunque, gioco sontuoso, bellissimo e che vi consiglio. Altro gioco, The Crew Motorfest. Ragazzi, The Crew c'è una grafica che dire pazzesca è poco, eh. Io l'ho provato in varie versioni, vi dico. Chiaramente l'ho provato sulla versione old gen, che è bello, però ha i suoi limiti. L'ho provato su Series S, non l'hanno fatto girare a 60 fps, la cosa è negativa. L'ho provato su PS5, è pazzesco. 60 fps granitici, una definizione delle macchine pazzesca. Un livello di dettaglio di tutta la location bellissimo. È un gioco che va a rivaleggiare direttamente con Forza Horizon 5, forse in certi aspetti anche superiore a livello grafico. Bello, bello, bello. Gioco incredibile e vi dico, graficamente vi lascerà a bocca aperta. Altro gioco è Assetto Corsa. Allora, Assetto Corsa, ragazzi, graficamente non era brutto già di per sé su PS4, però andava a 30 fps. La versione PS5, cioè la versione PS4 su PS5 che gira pure a 60 fps, io l'ho trovato splendido. Non siamo ai picchi di Gran Turismo e dei giochi più elaborati di grafica, però ragazzi, un gioco che ha più di 10 anni, gioco bellissimo. Quindi vi consiglio di giocarvelo. Ho giocato su PS5, l'ho giocato su Series S con una grafica dettagliatissima, quasi a livello PC, e un frame rate incrollabile.
Quindi vi dico, provatelo, rigiocatelo, anche se è un gioco vecchio, perché ragazzi, prendetevi la Ultimate Edition come ho fatto io sulla Series S che l'ho comprato pochi mesi fa, perché veramente vale la pena. Graficamente è bello, c'è un livello di dettaglio, degli abitacoli, delle macchine davvero straordinario, nonostante un gioco vecchissimo. Giocatelo. Poi vi dirò tra questi qual è il gioco top che mi piace a me. Cyberpunk. Beh, ragazzi, la versione next gen di Cyberpunk, tanta roba. Cioè, c'è veramente una grafica d'altissimo livello, capiamoci. 60 fps granitici. Certo, non c'è ray tracing, c'è un sistema di illuminazione molto inferiore alla versione PC. Siamo d'accordissimo. Però, a livello estetico, raga, pazzesco. Se vedete il confronto tra le due versioni, è normale che la versione PC devasta quella console. Però, se voi non la guardate la versione PC, guardate solo quella console, PS5, è pazzesco. Gioco bello, un framerate assurdo per la vastità del gioco e il dettaglio che c'è. Quindi veramente un gioco straordinario, a me è piaciuto tantissimo e vi dico, giocatelo perché Cyberpunk, oltre ad essere bello, è anche molto dettagliato. Altro gioco, Grid Legends, come ho fatto a dimenticarlo, ragazzi? Quando è uscito Grid Legends io l'ho esaltato, apprezzato da tutti i punti di vista. Chiaro che poi finita la carriera, finita la modalità storia, sono usciti altri episodi della storia, però a pagamento non ci ho avuto voglia di prenderlo. Ma vi dico, a livello grafico, minchia, gioco straordinario, certo. È anche per vecchie versioni console, ma come girava su PS5 con la definizione delle immagini 60 fps, gioco veramente dalla estetica pazzesca. Io ve l'ho detto, per certi versi è superiore anche a Gran Turismo in molte location. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho apprezzato tantissimo. Un gioco che veramente a me mi è piaciuto. E non è detto che non lo riprendiamo in mano prossimamente. L'ho giocato anche su Series S, eppure là pazzesco, ragazzi. 60 fps granitici, veramente un bel vedere. Altro gioco, Alan Wake 2. Allora, io ho potuto provare solo la versione di prova di un'oretta, due, non mi ricordo quanto l'abbiamo provata. Devo dire che graficamente è piaciuto tanto. Ho fatto solo le prime missioni. Devo dire che anche su PS5, raga, io l'ho apprezzato tantissimo. A me graficamente è piaciuto. Chiaramente è una storia un po' a rilento, cioè io sono più per i giochi un po' più veloci. Però, minchia, raga, graficamente è veramente un gioco straordinario. Un gioco dalla bellezza estetica unica e molto dettagliato, anche la vegetazione, le ombre, le atmosfere, i volti dei personaggi. Io l'ho apprezzato tantissimo su PS5, mi è piaciuto. Spero che arrivi presto gratis sul PlayStation Plus perché ce lo portiamo in live, ve lo dico subito. Terzo ultimo titolo, Resident Evil 4, il remake che è stato fatto pochi mesi fa. Beh, mi è piaciuto, ho provato la beta, la demo comunque, sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 che su Series S. Beh, su PlayStation 5, ragazzi, è pazzesca la grafica. Altro gioco che appena uscirà sul Plus, ce lo giochiamo. E ho apprezzato tanto la grafica. Mi è piaciuto, mi sono piaciuti i personaggi, la location. È uno di quei giochi che ti lascia a bocca aperta. Cioè, graficamente, ragazzi, è straordinario. Anche qua, ripeto, un gioco comunque uscito per il PS4, come tanti di questi titoli. Però la versione next gen PS5 c'ha un qualcosa in più. Una nitidezza maggiore e io li ho giocati a 1080. Ora che c'ho il monitor 1440, ragazzi, questi giochi secondo me, se li rigioco, sono straordinari. Quindi Resident Evil 4 mi è piaciuto tantissimo. Non vedo l'ora che esce la versione sul PlayStation Plus perché ce la giochiamo, ci facciamo una live anche di questo perché secondo me è veramente un gioco straordinario e molto bello da vedere. Penultimo gioco, ho messo Raid 4 e 5 perché ragazzi non ci stanno grandi differenze a livello grafico. Io Raid 4, quando uscì gratis sul Plus, lo provai, provai la versione next gen. Mamma mia, raga, bello! Cioè, molto dettagliato, belle le moto, le piste sono fatte veramente molto bene e un frame rate incrollabile. Il 5 uguale, quando è uscito il 5 mi è piaciuto tantissimo. A livello grafico, per quanto poi l'ho criticato perché non c'è un vero stacco tra la versione PS4 e 5, parte la nitidezza dell'immagine e il framerate, e l'ho criticato perché il 5, uscito solo su Next Gen l'anno scorso, si aspettava qualcosina in più. Può dare ancora di più, però graficamente, raga, a livello di giochi di moto è il migliore che ci sta oggi sul mercato. Mi è piaciuto tantissimo graficamente, per quanto poi c'ha tutti i difetti del caso e non c'è stata una vera evoluzione del genere. Gioco più bello graficamente. Ma io devo dire che secondo me è tra la top 3 dei miei giochi più belli. Ma fate anche la vostra classifica. Poi, casomai, ora faremo l'ultimo episodio. Top 10, se non arriva a 10 giochi, top 5. E poi, ragazzi, infine farò la top 3. Daremo un premio, dai, per fine anno ai tre giochi più belli graficamente, secondo me, su PlayStation 5 di quelli che ho giocato io.
Raga, secondo me ancora oggi a livello di giochi di auto graficamente non c'è paragone assolutamente, ma meglio anche di Gran Turismo è Need for Speed Unbound. Minchia, ragazzi, Need for Speed è stato il gioco che mi ha fatto probabilmente rimanere più a bocca aperta nell'ambito sim racing, racing game sicuramente. Se negli altri ambiti posso citare Ratchet & Clank, Spider-Man, che sono giochi esteticamente stupendi, Unbound, quando l'ho visto, ho detto: minchia, questa è la grafica next gen che cercavamo. Effettivamente, un gioco dalla bellezza estetica incredibile, dalle vetture, i riflessi sulle vetture, la grafica di tutte le location che ci sono, graficamente a me mi ha fatto impazzire. Ancora oggi, per me, è straordinario. Need for Speed Unbound è uno dei giochi più belli, cioè è il gioco graficamente di auto oggi più bello che ci sta, secondo me. Ma anche su PC, eh. Su PC ho giocato di tutto. Ad oggi, se devo dire un gioco incredibile, Unbound. Quello che mi ha lasciato più a bocca aperta, non oso immaginare la versione PC, dato che su PS5 è mostruoso. Su PC sarà ancora migliore, ma ragazzi, i riflessi, non so se è Ray Tracing, ma comunque riflessi pazzeschi, una grafica fotorealistica in tanti ambiti. Gioco pazzesco. Quindi questi sono i miei secondi 10 giochi top di grafica PlayStation 5. Fatemi sapere i vostri e ho detto in dialetto. Faremo anche un'altra top, almeno 5, forse 10. E dopo eleggeremo per fine anno il miglior gioco di grafica. A sto punto vi dico, se volete, facciamo anche le classifiche Xbox Series S, che poi sono quelle Series X, perché i giochi più belli Series X e X sono gli stessi. In modo che per fine anno eleggiamo i tre giochi graficamente più belli di PlayStation 5 e i tre giochi più belli graficamente di Xbox. Fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo nei prossimi video. Whoa, whoa, whoa.